Senti, per l'after, tutto a posto? Tu stai venendo con noi? No, sto qua. No, sto qua stasera. Vabbè, senti una cosa, l'erba. Frappa, mi raccomando, con l'erba. Non devi toccare l'erba. Sì, va bene. È nostra? Sì, io. Ciao. Ciao. Ma te ancora così stai? Andiamo, dai. No, oh, grazie zio, veramente non vengo con voi stasera a forte. Ma come non vieni? Dai, al limite facciamo le tre, qual è il problema? Sì, vabbè, nel pomeriggio, dai. Vabbè, senti, l'erba. Non devi toccare l'erba. Oh, sì, tranquillo, dai. Oh, ho capito, tranquilli. Oh, non fai come al solito tu che ti, cioè, ti sfondi tutta l'erba. Oh, ho capito, dai. Ok, sì. Ciao. Ciao. Allora, portafogli, telefono, c'ho tutto, te stai venendo con noi? No. Ok, una cosa, aspetta che te volevo dire. Ah, non devi toccare l'erba. Oddio santo, non la prendo st'erba. Boh, oh, basta, su. Ho capito, non ti è incazzato, ho chiesto una volta, no, vorrei per... Ho capito, ho 500 volte. È mossa da di, basta. Vabbè, buonanotte, ciao. Dai e tutti. Vediamo un po' che ci propone la televisione nazionale. No, no, attenda soltanto un attimo qui. C'è qualcosa che non va? Molto bene, soltanto un attimo. Ma sì, dai. Sono male ste fiction. Tutto bene. Stasera vede pure mia madre. Passami il telefono. Ci sarà un motivo, no? Devi chiamare la caserma e controllare la targa. Vado a prendere e li riporto subito, mentre resto qua. No, no, attenda soltanto un attimo qui. Sbagliata da su qualcosa che non va. Alberto, l'hai fatto per sua madre. Don Matteo, lei la conosce, Miriam, la signora Guarnieri. Allora, d'accordo. Oh, proprio un bel giovane. E siete proprio scientificamente, perché io e tua mamma non abbiamo mai visto. Una volta sono state naturalmente precedentemente bollite, quindi che sono cazzo morte. Ho preso? Porca troia. Ma le abbiamo qui le carote? Che cazzo mi ferma alle 10 di mattina, su, dai. No. Ma che senti? Porca troia, pure le guardie ci mancavano, porca mignotta, già sto in ritardo, Cristo santo. Buongiorno. Buongiorno. Favorisca parente libretto, per cortesia. Sì. Bella giornata oggi, eh? Allora. Sì. Stiamo viaggiando in stato di ebbrezza, eh? No, sono le 10, commissario. Ha precedenti penali? No. Ha con sé qualche sostanza stupefacente? Ma che scherziamo, no, no. È sicuro? Guardi, se ce l'ha e me la dà, la buttiamo. Altrimenti chiamo i cani. Veda lei. Che vogliamo fare? Guardi. Saranno manco due galle. Faccia lei, non lo so, insomma. Ma questa è droga. Adesso viene in caserma con me, così glielo spiega lei al maresciallo.
facciamo qua? Ci facciamo le cannette? Appuntato, ti faccio vedere questo livello di droga, per favore, eh? Non perdiamo tempo. Ah. E lei qui non lo sa che la droga fa male? Sì, lo so. Ma insomma, solo con questa schiena, sta parlando con un pubblico ufficiale lei, mica con suo fratello. Comunque, lei dovrebbe sapere, la droga fa male al fisico. Insomma, ce lo vuole dire di chi è questa droga qui? È mia. Maresciallo, non c'è verso, continua a dire che è sua. Ho detto che è mia, basta, dai. Ma perché devi dire le bugie? Le sembriamo stupido io e l'appuntato? Ma quali bugie? Le sembriamo stupido io e l'appuntato? Senta, maresciallo, è mia, basta, su, no? Da quando l'ho preso è continua a dire che è sua, non c'è verso. Appuntato, me lo porti via questo qua, per favore, passiamo la notte al fresco, che magari si ricorda di chi è questa droga. Maresciallo! Devo fare il rapporto per l'attentato terroristico in via Palmiro Togliatti durante il derby. Ho con me del materiale esplosivo. Ma dove andremo a finire, dico io? Dove andremo a finire, eh? Tutti questi terroristici. Lo so. Ho anche visto uscire quel povero drogato. Ah. Se non ci fossimo noi a combattere quest'onda di criminalità. Se non ci fosse lei, Di Gennaro. Se non ci fosse lei. Io? Maresciallo? Mi chiami Salvatore. Comunque lei è molto brava, è molto efficiente. Oh no, maresciallo. Chiami Salvatore, le ho detto Salvatore. Oh no, Salvatore. È lei che è molto efficiente. Lo so, è per questo ho fatto scambiare tutti quanti i turni così che potremmo lavorare insieme d'ora in poi. Oh, Salvatore. Così piccolo, ma così grande. Grazie a te. Forse potrò anche qualificarmi con le fiamme oro agli italiani di Celere. Ti dico quello scudo di Plexiglas. Sarà la più bella. Pronto, dottore. Abbiamo avuto un problema con un detenuto. Può far venire l'ambulanza? Oh, ma ci vieni. Ci sta bene. Stava andando per essere il bambino diabetico, eh? Mi sa che ci saranno solo salatini, eh? Che amarezza. Che tristezza pure. Eccoci qua. Cosa abbiamo qui? Dottore, allora guardi un po' qua. Abbiamo un caso di malattia terminale da droga. Situazione spigolosa. Sardegna o Salento? Mi scusi, cosa diceva maresciallo? Dottore, venga a vedere questo caso terminale di droga, eh? Venga a vedere, eh? Oh, vieni qui, che ti visitiamo. Vieni, su. Non fare così. Ci pensiamo noi a te. Vieni. Ti giù le gambe. Ecco fatto. Allora. Qui abbiamo delle costole rotte, eh? Guardi, gliel'ho detto. E il problema è che il ragazzo ieri sera non ha voluto mangiare. E questa mattina si è svegliato e aveva tutte le costole rotte. Dottore, la prego, mi dia almeno un antidolorifico. Ma quale antidolorifico? Quali medicinali? Tu hai bisogno soltanto di abbracci. E di una famiglia che ti voglia bene. Adesso ci vuoi dire chi te l'ha data la droga? Glielo dica al dottore, glielo dica di chi è l'erba, glielo dica almeno a lui. Dottore, glielo assicuro, l'erba è mia. L'erba è mia. Qualcuno ha chiesto l'intervento di un uomo di chiesa. Don Matteo, prego, venga qui. Ci fa piacere che venga qui ad aiutarci un po' in questo caso un po' difficile. Lo so, Salvatore. Difatti io passavo qui nelle vicinanze e ho dovuto soddisfare questa mia voglia di fare indagini, di risolvere i misteri e di farmi un po' di cazzo dell'altro. Avete capito? Ma chi è questo? Ma perché un prete che fa il detective? Oh, stai, io coppa. Ascolti il prete. Ma perché? No, frappa, tu non ti devi preoccupare. Io sono qui per spiegarti che non devi fare uso delle sostanze stupefacenti. Ad esempio, come ha detto il caro Salvatore, la droga uccide, non ti fa venire solo i lividi. Sì, lo so, padre, lo so. Infatti, io sto attento a queste cose, non bevo, faccio presto la sera. Uso anche il preservativo. No, ecco quello no. No che?
preservativo non lo devi usare. Non lo devi usare, non ti preoccupare, c'è scritto sulla Bibbia, non ti preoccupare. Ma che dice? Che dice? Tu devi avere fede. Io con la fede ci faccio passi da gigante. Io vado in giro, ogni volta che vado da qualche parte muore qualcuno, la gente mi dice che porto Yala. Però io con la fede ci risolvo i misteri, ci risolvo le indagini, me ci faccio i cazzi tu, ad esempio. Sì, ma padre, qua non ci risolve da nessun caso. Io l'ho già detto, l'erba è mia. Vedi Luca, però mi sembra un po' strano che tu quella mattina sia uscito di casa senza neanche farti il bidet, ma con l'erba in tasca. Allora forse quell'erba non era tua. Forse era di qualcuno che tu conosci bene, conosci da sempre. No. Forse era di qualcuno con cui tu vivi insieme. No, 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 l'erba è mia. Chi è quell'erba? L'erba è mia! Ci devi dire di chi è quest'erba! Ho detto che è mia! Di chi è l'erba? Ho detto che è mia, ho detto! Chi è l'erba? Di chi è l'erba? Chi è l'erba? Di chi è l'erba? Ho detto che è mia! Chi è l'erba? Di chi è l'erba? Di chi è l'erba? Merda! Oh! Sei... Oh! L'erba, oh! Merda. Oh! Oh! Merda, l'erba è mia! L'erba è mia! No, l'erba... Oh! Oh! Quale erba? Ne sei fumato tutta l'erba nostra! Mortacci oddio. Tua! Oddio, regà! Ma oddio, un cazzo! Oddio, che bello vedere! Che è? Oddio! Che è, che è, che è? Oddio, ho fatto un sogno terribile! Oddio, regà! Oddio! Dimmi, raccontami! Oddio, ho sognato che... Che Pedugarne mi portavano in questura, mi ammazzavano de botte. Poi c'è stato un maresciallo, un dottore e pure un prete. E poi mi lasciavano morire in ospedale. Vabbè dai, per fortuna la realtà è diversa. No?